prepararsi un borsone, di quelle che possono essere le medicine, ma anche gli effetti di prima necessità. Individuare subito quelle che sono le aree di maggior sicurezza. Ecco ad esempio cosa si può fare in tempo di pace con metodo e serenità per essere pronti in caso di emergenza, in questo caso se dovesse esserci una scossa di terremoto. Essendo le Marche, come gran parte del territorio nazionale, un territorio sismico, come tristemente dimostrato specie negli ultimi 3 anni, è opportuno essere cittadini pronti ed informati. Va in questa direzione la campagna in piazza Io non rischio, promossa da Protezione Civile, INGV, ANPAS e ReLuis. Quest'anno la campagna aprirà la prima settimana nazionale della Protezione Civile, domenica 13, giornata internazionale per la riduzione dei disastri naturali dichiarata dall'Organizzazione delle Nazioni Unite. Sarà proprio il capo dipartimento della Protezione Civile, Angelo Borrelli, a darne il via ufficiale, visitando alcune piazze della campagna. Ad Ancona l'appuntamento è in piazza Roma dalle 9 alle 19, sabato 12 e domenica 13 ottobre, con i volontari di Protezione Civile che allestiranno punti informativi sul rischio sismico, quello di alluvione e sul maremoto. Le Marche è un territorio particolarmente esposto all'evento sismico e non si possono escludere eventi anche di tipo alluvionali, così come ci sono stati, e anche dei maremoti, per esempio localizzati anche nel Pesarese nel 1960. Una comunità preparata risponde in modo più che proporzionale rispetto a quello che è il momento dell'emergenza. Quindi le buone pratiche di protezione civile che vengono diffuse con la campagna Io non rischio rappresentano quanto di più e di meglio si può fare per realizzare l'obiettivo della prevenzione e dell'informazione alla cittadinanza.